Allora, buonasera, visto che è piaciuto tanto il tutorial di Chiesa con la maglia della Roma, a prescindere poi se arriverà o meno, adesso facciamo un altro tutorial, se mi riesce perché ho pochissimo tempo. A quanti di voi sarebbe piaciuto nella vita poter giocare in un campo di calcio, fare un'entrata in scivolata come questa di De Rossi e spaccare una gamba a Chiellini? In realtà, questa foto, che adesso io mi sono perso, gira già da almeno un paio d'anni e la gente se l'è fatta propria, l'ha ripubblicata, ha pure tolto il nome che io l'avevo firmata. Comunque, a parte questo, non me ne frega un cazzo. Proviamo a rifare una cosa simile, questa è una cosa anche abbastanza complicata, perché non è proprio semplicissimo, anche perché a un certo punto qui bisognerà ricostituire una gamba che non esiste perché è coperta. Allora, innanzitutto vediamo dove vogliamo spezzare la gamba del buon Chiellini. Io la spezzerei proprio qua, spezzerei proprio a quest'altezza qui, tranquillamente, quindi se la andiamo a scontornare. Ecco qui, ci siamo scontornati il polpaccio del buon Chiellini. Riportiamo un attimino qui lo zoom. Ecco qua, allora ce lo andiamo a duplicare, quindi facciamo Ctrl-C, Ctrl-V e noi abbiamo qui questa gambetta che se ne può tranquillamente andare per cazzi suoi. Adesso che cosa succede però? Che bisogna cancellarla da qua e poi dobbiamo anche replicare la gamba di De Rossi che è nascosta, quindi ce la dobbiamo proprio inventare in pratica. Allora, rimettiamoci sul layer sfondo e utilizziamo lo strumento clone per riprodurre pezzi di erba. Riproduciamo pezzi di erba, ecco qui che andiamo a cancellare la gamba, un pezzo di gamba, insomma, di Chiellini e lo facciamo diventare erba, quindi con il tasto Alt copiamo pezzi di erba e poi rilasciamo il tasto Alt e andiamo a sovrapporre. Ecco qua, tranquillamente, perfetto così. Qui ci fermiamo perché poi qui a un certo punto duplichiamo anche questi pezzi qui. Questa è una gamba che sparisce proprio totalmente perché gliela stacchiamo e per cui bisogna replicare pezzi di cose, in modo che così. Ecco, perfetto. Dopodiché bisogna andare con molta precisione, molta calma e molta pazienza a ricostruire la gamba di Daniele. Quindi ci mettiamo con uno zoom piccolissimo e piano piano con molta pazienza. E vaffanculo, mi sei incantato il PC, porca di quella tro... Ecco, con molta pazienza... come si fa un cazzo veramente, no? Ecco. Con molta pazienza sullo strumento clone prendiamo pezzi di pedalino. Questa è una cosa molto, una rottura dei coglioni questa.
Eccoci qui, risumiamo un attimino perché che succede? Che poi quando lavori a uno zoom molto, molto ampio e poi dopo non ti rendi conto delle cazzate che stai a fare, e in effetti guarda che caviglietta brutta, insomma, bisogna inspessire un pochino. Mo vabbè, io perché lo sto a fare corsa, raga, perché purtroppo ho i tempi contati. Però questo andrebbe fatto, insomma, proprio zoomato al massimo, con calma, con pazienza. Diciamo così, dai, diciamo che va bene così. Poi, ovviamente facciamo sparire quel pezzetto bianco dove ci mettiamo erba, erba come se piovesse. Ecco qui. Piantiamo. Piantiamo l'erba. Ok. Allora, quindi qui che cosa abbiamo? Abbiamo, poi vabbè, ci inventiamo una froceria, facciamo in modo che non si veda quello schifo lì. Allora, lo facciamo proprio velocemente. Allora, sta gamba, questo entra in scivolata così, quindi la gamba, lui si spezza proprio, gli si spezza e come la facciamo? La facciamo così, così, così. Facciamola proprio, questo entra così, quindi la gamba no, si spezza proprio così, si spezza così, si gira e se ne va. E se ne va qua, così. Più o meno, poi insomma, ho detto. Allora, poi prendiamo il sangue. Ci vuole un po' di sangue qui, ci vuole un pochino di sangue di quello fatto bene proprio, ecco, uno schizzo così, uno schizzo proprio di sangue. Uno schizzo di sangue, mettiamoci qui con un oggetto trasparenza, noi ci serve soltanto il sangue. Schizzi di sangue così che proprio fluttuano via, sangue proprio a raffica. Adesso qui vabbè c'è un po' di trasparenza, poi cerchiamo di barcamenarcela diversamente. Ecco, vabbè, un po' di schizzi così. Poi invece facciamo un'altra copia, rimettiamo senza nessun tipo di trasparenza. Vediamo se si può andare a togliere il nero con lo strumento bacchetta magica, via il nero. Bisognerebbe farlo anche bene qui, un po' meglio così, proprio dentro a tutti i pezzi di nero. Qui andiamo però de corsa, quindi diciamo che così vediamo magari un po' meno di opacità. E mettiamo proprio qui, ecco, dai, così creiamo lo schifo, così non si capisce bene. Che è proprio schifo qui così, magari riduciamo un pochino, così che lui entra, si vede soltanto schizzi di sangue, in modo che così la confondiamo un po'. Ecco, poi giustamente pure lui qui ci avrà un po' di rosso sangue, un po' da un po' qui così, ecco, proprio schizzi, no, che si esagerà così, un po' di schizzi così, così, un po' di tumefazione, capito? Un po' di proprio schizzi pure qui sul pedalino, che giustamente si è tutto impregnato proprio di cosa così. Poi che succede? Che siccome però sta gamba non mi convince così, sta gamba forse è meglio, sta gamba non mi convince tanto così. Questa è la gamba, forse la girerei un po' più così, sì, un po' più così. Gli diamo anche un effetto di, la duplichiamo, gli diamo anche un effetto a quella sotto di, come dire, di sfocatura in movimento, ecco, di sfocatura in movimento, sfocatura effetto movimento, eccolo qua, così un po' di effetto movimento che fa capire proprio che la gamba si è spostata. La gamba si è spostata, esattamente. La gamba si è spostata. Che si sposta la gamba, ecco, appunto, la gamba si è spostata così. Ecco. Fa venire un po' una cagata, però purtroppo ho detto, ragazzi, vado di corsa, vado di fretta, vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta. Un po' di tufazione, tu che cazzo sto di Carlo, vieni un po' a vedere se ti piace. Arriva anche con noi in audio Carlo Bizoschi. Io De Rossi che entra e spacca la gamba a chiello macello, come la vedi? Ti piace? Diciamo che se poteva far meglio, Si è rotta però pure gli si è rotto la tutto. Sì, no, quello è proprio sangue, schizzi di sangue ovunque. Poi anche lui probabilmente potrebbe essere scontornato e fare un effetto proprio di entrata in scivolata, però
Però mo non ci abbiamo tempo, anche perché poi questo è già un video di 10 minuti e quindi lo chiudiamo così. Unifichiamo tutti i livelli. Unifichiamo tutti i livelli. Allora, vi garantisco che lo posso fare molto meglio di così. Lo posso fare molto, ma molto meglio di così. Ma non c'ho il tempo in questo momento. Non c'ho il tempo in questo momento. Facciamo un po' di frocerie nostre, insomma, che a noi ci piacciono. Facciamo un togli saturazione, poi facciamo un meno luminosità, poi togliamo qui un po' di situazioni così. Ecco qua. E poi scriviamo una frase tipo bella chi è lì, non c'è accento, porca di quella troia, perché non c'è l'accento? Cambiamo font, mettiamo questo, ecco qui c'è l'accento e quindi lo mettiamo qui, così, bella vecchia, cambiamo qua, anche questo, così, bella chi è lì, un po' più piccolo. Lo mettiamo qui, no, mettiamolo qui, bella chi è lì, eccolo qua, bella chi è lì, gli diamo un po' di fettucci del cazzo, così. E poi per risaltare la scritta bella chi è lì, gli mettiamo un po' di sangue, dai, un po' di sanguinaccio, ci mettiamo qui, gli mettiamo un po' di sanguinaccio così. Ecco, ora non so se abbiamo anche un effetto sangue. Abbiamo un effetto sangue qua? No, qua non abbiamo un effetto sangue. Niente, va la piate così. Va la piate così, bella chi è lì. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale Andrea Talloni. Condividete questo video, mettete tanti like e andatevi a cercare su Facebook chi ce l'ha. Se poi la trovo, ve la faccio vedere. La foto quella originale che mi c'ero messo con tantissima pazienza, più di un'ora ci avevo messo ed era quasi perfetta. Dice erano proprio degli schizzi di sangue modello Quentin Tarantino. Un abbraccio e forza Roma sempre.